Tanto ricordiamoci che CDP già sul territorio è da tempo che partecipa, anzi con quote di maggioranza, le due più importanti forse aziende manufatturiere che abbiamo sul nostro territorio, Fincantieri e Ansaldo, e ne hanno sostenuto anche in tutti questi anni un percorso non facile, come tutti sapete. Per resto è importantissimo sia per l'industria privata, ovviamente fondamentale, e anche per, comunque, per il pubblico, perché sappiamo che Cassa Depositi e Prestiti finanzia sia il privato che il pubblico. Pubblico lo dico per tutti gli, mi auguro, tutti gli investimenti infrastrutturali che dobbiamo sostenere nei prossimi anni in questa città, è fondamentale il loro ruolo. E per quanto riguarda le aziende private, ovviamente il loro sostegno che possono dare, soprattutto per le aziende che si rivolgono all'export, direi fondamentale, direi bene ma quasi doveroso, che aprano finalmente una sede a Genova, essendo la loro undicesima in tutta Italia. Bene, però direi che è il momento giusto. Senta, ma faranno un po' di concorrenza alle banche secondo lei? È auspicabile questo secondo lei? Ma sì, guarda, noi la finanza è tutto ciò che può essere di supporto alle imprese, che sia dal classico finanziamento bancario o a strumenti di finanza innovativa, alternativa, sono tutti benvengano, perché poi sappiamo che purtroppo oggi c'è tanta liquidità in giro, peraltro a costi anche bassi, ma purtroppo non riesce ad arrivare a tutti. Perché poi ci sono delle regole sempre più rigide, che per carità non discuto, probabilmente anche giusto per quello successo in passato, però notiamo che soprattutto per il mondo delle PMI e delle piccole purtroppo il credito ancora non funziona come dovrebbe. Detta un po' in parole un po' più crude e povere, non sempre i soldi arrivano anche a chi dovrebbe arrivare, perché parliamo di aziende che non sono ancora in crisi, hanno magari crisi di liquidità ma hanno dei buoni portafogli di ordini, hanno un business sostenibile e però faticano e hanno bisogno anche di finanziamenti nel breve termine. Sono numerose, cioè sensibile al fenomeno? Abbastanza, sì. Ora non ho numeri precisi a riguardo, però sono sensazioni, è il nostro osservatorio, parlare con gli imprenditori. Diciamo che per le medie grandi non ci sono grossi problemi, per le piccole oggettivamente esistono ancora problemi a reperire risorse.